Oggi, tunisiani, andremo nel Nether! Esatto, avete capito bene, il Nether, il nuovissimo Nether della 1.16. E io non so parlare, ma ora dobbiamo visitare la nuova casa che non ha nemmeno la porta. Perché se vedete l'ho finita, è qua sopra, fatta tutta quanta così, no? Vedete, molto carina, e dentro però non ci ho ancora messo niente. E voi direte, Dunis, sei stato stupidino. Sì, è vero, però adesso dobbiamo andare nel Nether. Comunque mi sono fatto, guardate un po' cosa mi sono fatto, tutto in diamante, a parte il cappellino, perché ora dobbiamo avere una cosa in oro, no? Per poter andare nel Nether, perché ovviamente oggi come oggi, no? Nel Nether, non si può andare come una volta si andava, no? No, si deve andare con tutta l'attrezzatura, no? Minecraft si è evoluto. Però adesso siamo dentro una caverna. Porca miseria. Allora, questo potrebbe essere un piccolo... Vedete, queste sono le pepite d'oro. Molto carine, ma non ci servono. Allora, dobbiamo fare una piccola esplorazione. Non è che dobbiamo fare tipo chissà quanto. Dobbiamo semplicemente andare in esplorazione, vedere un po' di cose e insomma capire come questo Nether... Oh, qua, già da qua vedo qualcosa di bello. Allora, questa, se io so bene, in teoria è la Warped Forest. La Warped Forest, l'ho letto semplicemente, non è che... la Warped Forest, no, come voi vedete, è tutta blu. E voi direte, come tutta blu? Eh sì, guardate, tutta blu. E poi, vabbè, ovviamente saprete già, no, che è tutta blu. E la Warped Forest ha pure questi... bellissimo, questo bellissimo legno, guardate. Cioè, bellissimo, no, vabbè, cioè, io amo questo legno, seriamente. Cioè, è la cosa migliore che possa esistere sulla faccia di questa terra. Scherzo, ovviamente, nel senso, non prendete le mie parole come vere. Però, adesso, dobbiamo andare anche a trovare altre cose. Che però, un attimo. Là sopra, prima io devo fare uno screenshot, ok? Perché, se non faccio lo screenshot, magari mi perdo. E non va bene se mi perdo, non devo perdermi. Però porca miseria, com'è che faccio a ritornare giù? Ok, così, scavando, semplicemente, scaviamo. Facciamo bene, insomma. Cioè, cerchiamo di scavare, di comportarci bene. Allora, io non so cosa stavo facendo, beh, probabilmente stavo giocando il Mamba dentro il mio cervello. Perché voi dovete sapere che Dunis ha tutte delle tecniche, no? Ha tutte delle tecniche per poter parlare bene. Però Dunis le deve applicare, sennò poi dopo gli fanno mal di gola. E quindi Dunis si deve concentrare. E però, cioè, anche parlare... Oh, porca miseria. Ok, perfetto. Allora, qua non c'è un cavolo. Lasciamo perdere. E invece qua... Cos'è che ci sarà mai? Beh, qua ci sarà sicuramente qualcosa. Dobbiamo stare attenti però, tunisiani, perché qua potremmo morire da un momento all'altro. Io sono già andato nel Nether ed è una cosa pericolosissima. Ecco, tipo là. Beh, là non è che ci sia chissà quanto, Cioè, nel senso, c'è il Nether normale. Questa Warped Forest sta diventando strana. Però, spera, poi riuscite a sentire tutti i rumori? Sentiamo. Oh mio Dio, bellissimo. Poi sentite. Oh mio Dio, bellissimo. Poi sentite anche questo. Oh, che bello. Che bello, mamma mia, che goduria. Godo come un riccio appena nato, da poche ore. Vabbè, insomma, avete capito, no? Proprio come un riccio. Vabbè, allora, però, scusate, qua non è che ci sia chissà quanto altro, no? Cioè, voglio dire, è molto bella come cosa, come foresta. Però adesso io voglio vedere un altro bioma. Allora, datemi un altro bioma immediatamente. Allora, vi volevo dire anche che per chi avesse più di 15 anni, se vuole può venire sul mio server Discord, così collaboriamo insieme, magari facciamo anche video, Però sicuramente collaboreremo insieme se, diciamo, se andiamo d'accordo, se... Ovviamente, perché nel senso prima dobbiamo diventare amici, no? Quindi il server Discord lo trovate in descrizione, venite, perché così, mamma mia... Adesso, mamma mia, vedo che tutti quanti riempiono il mio povero server Discord. Perché veramente siete in tantissimi. Cioè, siete in troppi, porca miseria. Perché ovviamente ci sono anche i tunisiani là dentro. Può entrare chiunque in quel server. Però, se volete venire a collaborare, affrettatevi, perché penso che i posti siano abbastanza limitati, Allora, dunque, Oh, ho trovato
i magma block, che in realtà fanno schifo, inquietante, ho paura. E io probabilmente mi perderò qua dentro. Non vorrei mai perdermi, quindi adesso prendiamo delle cose qua. No, vabbè, ci sono dei rumori troppo inquietanti. Oh, però i magma block. Oh, che bello, poi sono bellissimi quando costruisci. Perché poi è come se la tua casa fosse diventata, no, qualcosa di più, di standard più alto, no? Di più bella, insomma, anche esteticamente, assolutamente esteticamente, sì. È molto più bella dopo la casa, perché poi dopo diventa tutta quanta bellissima. Porca miseria, ciao. Bellissimo. Fatemi sapere se volete vedere altri di questi episodi. Strizza la pizza. È stata colpa sua, Non è colpa mia, è colpa di Strizza la pizza, tutta colpa sua. Cioè, poi vedete voi che caspita sta facendo questo qua. Cioè, mi sta dicendo: Dunis, fai schifo. No, è Strizza la pizza che fa schifo, mica io. Cioè, come ti permetti, Strizza la pizza? Che sei una capra indiana, come dice una mia amica. Una capra indiana, ovviamente senza nulla togliere alle capre indiane o europee. Siamo tutti uguali alla fine, no? Forse questa cosa non la dovevo mettere su YouTube, porca miseria, che adesso mi ammazza. Ovviamente non ho nulla contro la India, o contro l'India o contro nessun altro paese, anzi, molto bello. Sia la India, ma poi sto pure parlando male, sia India, l'India che l'America, che sono tutti belli i posti del mondo. Poi cosa sto scavando? Sto scavando le pepite d'oro. Allora, devo trovare un'altra. Strizza la pizza, adesso me la prendo con Strizza la pizza, perché non sto trovando le cose che voglio. Porca miseria, allora, non è possibile. Adesso, cerchiamo di andare nel posto giusto, al momento giusto, e trovare determinate cose, perché ovviamente dovete sapere che è tutto tempo di... è tutta questione di tempistica, no? Nella vita. Se tu nella vita sei pronto per fare una determinata cosa, no? E allora, diciamo, e hai la fortuna di trovare anche un evento importante, allora sei a cavallo. Perché praticamente hai trovato per esempio, questa cosa qua del mio server Discord. Per chi è pronto, no, nella vita a fare questa cosa, può benissimo unirsi, no? Perché, caspita, cioè, voglio dire. Oh mio Dio, ma poi sentite i rumori, no? Vabbè, bellissimo. Cioè, io lo sto ripetendo 20 volte, ma i rumori qua sono, oh mio Dio, bellissimi. Cioè, top. Ma scusate, ma là cos'è che c'è? Domanda. Non c'è niente. Scusatemi, ma non... cioè, se io non trovo... Sì. Sì, ma com'è che faccio ad arrivare fin là io? Bella domanda, no? Cioè, una domanda ottima, insomma. Una domanda ottima per un'ottima affermazione anche. Vero, Strizza la pizza? Ovviamente io sto dicendo un po' di cavolate qua e là, però fate finta di niente. Non voglio... Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma come caspita faccio a salire? Attenzione. Sto sentendo rumori di maiali. I maiali qua in questa versione fanno schifo. Porca miseria. Perché? No. Guardate là. Vabbè. E poi cos'è che c'è? Via. No, tunisiani no. Tunisiani no. Voi non avete la minima idea di quello che questi maiali possono fare. Oh. Pensavo che stesse venendo ad attaccare me, porca miseria. No, scusate, dobbiamo stare attenti, perché qua... il minimo passo falso e qua siamo finiti. Completamente finiti. No, qua c'è il maiale che mi segue, porca miseria. Aiuto, scappiamo. Perfetto, sono caduto. Perché Dunis cade. Cade. No. Ci sono i maialini schifosi. Via. Via, si scappa. È l'unica cosa che si può fare, Dunisani. L'unica cosa che si può fare è... Porca miseria. Si scappa, via. Via per sempre proprio. Via. Non so come ho fatto a sopravvivere qua, in questa circostanza. È del tutto quanto... No, una cosa... Oh mio Dio. Allora, per fortuna siamo sopravvissuti. Allora, tu non ti ci mettere pure tu. Vuoi tradare per caso? Non vuole. Vuoi il pane per caso? Non vuole. Chissà come si utilizzano queste stregonerie dell'arte moderna.
della, vabbè, avete capito. Ok, via. No. No, no. Questi ti fanno un sedere grande. Ti fanno un sedere grande. Via per sempre, Dunis. Ehi, hey, hey, allora. Stiamo calmi, allora. Non è così che si deve andare avanti. Cioè, voi ve ne rendete conto che mi sta inseguendo un'orda di maiali? No, voi siete fuori di te. No, non è possibile. Ma perché questo uno in uno mi può ammazzare? Figuriamoci in 30, Figuriamoci in 30 cosa possono fare. Beh, in 30 va a finire molto male, fidatevi. Però ora siamo salvi per miracolo, perché ovviamente Dunis, cos'è che fa? Dice, oh, che bello. C'è il bioma rosso, andiamo nel bioma rosso, che dovrebbe essere la Warped Forest, da quello che ne so. O la Crimson, non mi ricorderò mai, cioè veramente. Si chiama questo bioma, Crimson Forest, perfetto, questo bioma si chiama Crimson Forest. Molto bene, allora, quello che possiamo fare ora è trovare almeno un altro, no, allora direi che il tempo non ci basta, perché in teoria è finito. Allora, il nostro Nether è veramente bellissimo, ok? Vorrei continuare ad esplorarlo, magari se volete noi possiamo fare altri episodi, molto belli devo dire, molto belli gli episodi, assolutamente sì. E quindi fatemi sapere se volete altri di questi episodi dove esploriamo il Nether a più non posso, no? E se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti, così vi do il cuoricino pulsante, pulsante, perché il pulsante della tastiera è quello che schiaccia, quello che butta via tutto quanto, molto bene, no? Come se non bastasse, butta via tutto quanto. Quindi se volete venire sul server Discord a fare questa cosa qua, no? A diventare miei amici e poi dopo magari a registrare anche insieme, venite. E noi ci vediamo al prossimo video, Dunisiani, e con lo schiocco magico di Dunis finisce il video. Ciao!